Dottor Parruti, da oggi l'Abruzzo è zona rossa, l'emergenza prosegue, però ci sono anche dei numeri positivi, possiamo dire anche in controtendenza, è così? Ma allora, noi sono almeno 3-4 giorni che, come più a volte detto, abbiamo raggiunto una sorta di stabilità negli accessi dei pazienti con insufficienza respiratoria da Covid in pronto soccorso. E non abbiamo avuto drammatici sovraffollamenti negli ultimi giorni. Questa cosa è sicuramente già il frutto delle misure che sono state assunte fino adesso e speriamo anche della comprensione da parte dei nostri concittadini della necessità di aderire alle misure di distanziamento e di utilizzo della mascherina. Quello che stiamo cercando inoltre di fare nel nostro ospedale, da ieri abbiamo iniziato una convenzione strutturata, molto ben organizzata con una struttura privata convenzionata, è quello di decongestionare l'area di degenza Covid in modo da poter riservare posti di intensità assistenziale adeguata ai pazienti che hanno l'esordio dell'insufficienza respiratoria, potendo invece completare la degenza, sempre sotto il nostro diretto controllo, in un'area meno intensiva che è però comunque perfettamente adeguata. Quindi speriamo che la combinazione delle due cose ci porti a poter stare decisamente meglio nei prossimi giorni. Secondo lei, dottor Parruti, come e quanto potrà servire questa zona rossa fino al prossimo 3 dicembre? Allora, la zona rossa è molto costosa, io l'ho sempre detto, lo sappiamo, quindi deve servire soprattutto per farci ricordare ancora una volta che la prima zona rossa ha funzionato perché abbiamo capito tutti che era un'emergenza e che tutti dovevamo adeguarci a quello che ci veniva richiesto, distanziamento e interruzione dei contagi. Siamo pratici, se noi in questo momento abrogassimo tutti i nostri comportamenti a rischio, in 14 giorni non ci sarebbe più virus vitale nella nostra zona. Quindi la zona rossa può e deve funzionare, perché è un aiuto a fare questo, ad aderire ai comportamenti giusti. I numeri quotidiani degli ultimi giorni parlano comunque di un numero di positivi abbastanza alto e anche di un numero di decessi che alcuni giorni cresce. E questo è il momento più difficile anche perché si va, lo abbiamo detto anche in passato, verso l'inverno, verso le temperature più fredde. Certo, la zona rossa ci aiuterà moltissimo a porre le basi per un dicembre decisamente più gestibile, perché in questo momento in Abruzzo abbiamo un numero vicino ai 12.000 positivi noti. Che cosa vuol dire? Che se anche se ne complicasse come decorso l'1-2%, è facile fare i conti di quante persone nei prossimi 10-15 giorni avranno ancora bisogno dei nostri servizi sanitari di intensività adeguata. Per questa ragione, interrompendo adesso, quando a dicembre avremo sicuramente un maggior carico di altre affezioni di tipo respiratorio, potremmo non soccombere a una sommatoria di problematiche veramente delicata.